Che cosa farà a Pasqua? Allora, io sono in partenza domani mattina per Civitanova Marche perché la mia famiglia è di lì, quindi niente, andrò lì. Che cosa cucinerete? Allora, ma io se posso, se non vegetariano, addirittura vegano, perché amo molto, a parte le verdure, ma non mangio carne. Uova di Pasqua? Uova di Pasqua, una già l'ho aperta con le nocciole. Pizza di Pasqua vegana? Pizza di Pasqua no, non la amo, devo dire la verità. Quindi vegano o non vegana non mi piace, diciamo, come articolo, onestamente. Pizza di Pasqua no. Tanti festeggiamenti tutti insieme allora? Siamo in tanti, sì, la mia famiglia è decisamente numerosa, quindi sì, saremo in tanti. Che cosa farete a Pasqua? Allora, io lavoro, sono contenta di lavorare, però ovviamente preferirei stare a casa sul divano con i miei cani. Avete dei nipotini? Certo, io ho 3 nipotini che vivono all'estero, li penserò moltissimo in questi giorni. Io ho raggiunto una mia amica carissima, sono emiliana di Reggio Emilia. Ah, ecco. E quindi ho preso il treno stamattina prestissimo per raggiungere le amiche, siano persone che pelose. E i suoi nipotini quante uova scarteranno? Tantissime uova, almeno 3. Una che mi ha gentilmente portato la mia amica. Che cosa c'era? L'ha già scartata? Sì, no, aspettiamo un attimo. La tradizione quando è che si scartano? Come a Natale? Ok. Invece a Pasquetta? Uguale, lavoro. Lavora sempre. Allora, speriamo nel mio caso che venga un po' di pioggia, così sto a casa sempre con i miei cani e siccome avendo anche la passione di fare maglia, uncinetto e ferri, me la godrei tantissimo. Però dai, speriamo che ci sia il sole così le persone si svagano un po' in spiaggia. Qua da noi venite al mare, mi raccomando, che si sta bene. Che cosa farai a Pasqua, a Pasquetta con i tuoi amici? Ma andremo a fare grigliata, penso, se il tempo lo permette. Sapete già dove? Oltre Fossombrone, nell'interno. Uova di Pasqua, siete troppo grandi per aprirle? Un po' passati, sì, dai. Allora, a Pasquetta faccio un battesimo della mia bimba. E grazie. E a Pasqua siamo in famiglia, non abbiamo ancora grandi piani, considerando anche che c'è il battesimo. E a Pasqua siamo in famiglia, con coi figli, i nipoti, quindi tranquillissimo. Ha comprato le uova per i nipotini? Sì, certo. Le aprirete domani? Le apriamo tutte insieme il giorno di Pasqua, sì. Ovviamente aspettano la sorpresa. Eh sì, per forza loro, è giusto che sia così. Che cosa ha cucinato? Ma guarda, veramente a pranzo siamo dai nostri parenti, a cena proprio a mo' di scampagnata, quindi pizza di Pasqua, salame, giusto per stare insieme perché siamo oltre 20 persone, quindi una cosa molto... L'importante è stare insieme. Ecco, brava, l'importante è stare insieme. Io vengo a Fano apposta da Roma, dove ho una seconda casa, quindi sono a Fano. Girerò intorno qua, vediamo. Devo andare a mangiare, ma sicuramente... Quindi un turista che viene spesso a Fano? Un po' più di un turista. Seconda città? Sì, una seconda mia città, se non la prima. Mi alterno tra Roma e Fano. Mangiamo, pranzo fuori. Tutti insieme con gli amici? No, a Pasqua lei non l'ha detto, ma è il suo compleanno, quindi tutti insieme a festeggiare il suo compleanno con tutte le famiglie. Che cosa cucinerete di buono? Io niente, io mangio e basta. Uova di Pasqua? Sì, poche per i ragazzi. Bambini no, ma ragazzi ancora lo vogliono, quindi. Che cosa farete a Pasqua con tutte queste meravigliose creature? Sicuramente ci godiamo la famiglia e pranzo familiare a casa. E avete già comprato, anche se sono così piccoli, le uova? Sì, un uovo ci sta sempre. Un uovo per uno, certo.